Ben ritrovati nel debriefing, così mi piace definirlo, della sala streaming. Abbiamo sentito parlare i nostri relatori Nicola Para e Riccardo Giuseppe Falcolini. Io li invito a venire qui. Ma vieni anche tu, Nicola, vieni. Vieni anche tu, vieni anche Riccardo, giusto per dare un saluto a entrambi. Dopo che avete fatto il vostro intervento. Eccoci. Oh Riccardo, ben trovato. Senti, ci siamo trovati a tavola a mangiare delle buone cose ieri sera e abbiamo già parlato del momento convivialità di Investing Roma, che è sempre comunque un aspetto molto bello. Però chiaramente parliamo anche di tematiche, insomma, molto importanti, tematiche che nel momento contingente ci pongono, ci mettono di fronte alla scelta di fare delle operazioni. Vieni facciamo Nicola. Una poltrona per due, facciamo la riproduzione, eccolo. Allora vi ringrazio per il vostro intervento, siete stati fondamentali, avete parlato anche di strumenti tramite le analisi di Nicola che in questo momento sono sicuramente molto interessanti ma vanno gestite nel modo corretto. Assolutamente sì, Giulia, intanto grazie mille e dico anche grazie a Pietro e SOS Trader, insomma, per questo evento, perché è sicuramente un momento importante per incontrare investitori e comunque trader retail che magari possono essere un po' spaesati dalla situazione di mercato. Noi come Unicredit e con Nicola, così come con tanti altri, portiamo avanti dei percorsi di formazione, dei programmi di formazione, perché secondo noi è Investing è anche un momento di formazione, perché in un momento così è necessario spiegare quelle che sono le potenzialità, quindi i benefici di un prodotto e anche ovviamente la rischiosità connessa al prodotto stesso, soprattutto sui prodotti a leva, che sono ovviamente prodotti che vanno a moltiplicare le performance del sottostante e dove magari il livello di attenzione deve essere un po' maggiore. Quindi insomma, sicuramente la formazione è necessaria. Con Nicola poi facciamo degli esempi operativi, insomma, di come poter entrare in posizione e sfruttare, insomma, le leve. E insomma, quindi andiamo avanti con questo. Ti faccio giusto salutare, poi ti lascio andare, perché effettivamente vi ho messi in una posizione scomoda. Mi scuso con la regia, perché effettivamente abbiamo è il bello della diretta, no? È che abbiamo stabilito per la seduta per due, però vabbè, dai, ogni tanto un po' di change. volevamo no, sentire anche la tua voce. Nicola, vai, ci sei, loro ti sentono da casa con il microfono. Allora, con Riccardo io da pochi anni ho scoperto i certificati, penso di aver fatto veramente tutti gli strumenti finanziari possibili che ci sono sui mercati e faccio poco azionario, devo dire, e i certificati li ho scoperti da qualche anno. C'è talmente tanta diversità di prodotti, di certificati, che riesci ad utilizzare il prodotto giusto a seconda delle condizioni di mercato o della tipologia di operazione che vuoi fare. Sottostante, timing di entrata, orizzonte temporale, e quindi contentissimo, perché ogni volta che faccio i webinar con Riccardo scopro qualcosa di nuovo e miglioro il mio trading. E poi ci divertiamo, insomma. Sì, assolutamente, ci divertiamo sempre. Grazie Nicola, allora ripasso la parola a Riccardo, ti congedo, grazie mille. Però tanto poi tornerai oggi pomeriggio, quindi insomma è un pomeriggio all'insegna di Nicola Para, ci vediamo dopo. Grazie mille. Senti Riccardo, torniamo a noi, hai parlato di un aspetto importantissimo che è la formazione, no? Quindi l'educazione, siamo nel mese dell'educazione finanziaria, Investing Roma rientra nella rassegna di quegli eventi che vogliono proporre contenuti di qualità e darli dunque ad un pubblico che effettivamente ad oggi ha sempre più punti di domanda, no? Quindi quali sono i maggiori punti di domanda che ti pervengono, che ti arrivano? Al momento ovviamente il punto di domanda principale è cosa succederà sui mercati. Certo. E ovviamente non lo sappiamo. Perché sennò saremmo anche a bere un cocktail da qua. Lo diciamo, no? Cioè Pietro, noi ti ringraziamo, bellissimo, però forse, come dire, una spiaggia tropicale potrebbe essere un'idea. Lo sfondo sarebbe stato potrebbe diverso. Essere diverso, certo. No, non lo sappiamo, ovviamente c'è tanta incertezza, quindi di conseguenza l'atteggiamento dell'investitore in questo momento è volto alla ricerca di quei prodotti che possono permettere di andare a nettare o comunque di andare ad affrontare questa situazione particolare di mercato. Certo. I certificati, noi come Unicredit oggi siamo qui come emittente di certificati, come abbiamo detto strutturiamo certificati di investimento o a leva. Certificato è uno strumento, diciamo, che ormai
è nuovo all'interno dei portafogli, ma sta assumendo sempre di più importanza, perché grazie alla sua struttura permette fondamentalmente di affrontare momenti di mercato diversi. La formazione è importante perché permette comunque a noi di spiegare quelli che sono i rischi e i benefici, ma soprattutto permette alla clientela di capire che in momenti particolari di mercato è necessario affiancare a quelli che sono gli strumenti più comuni come azioni o bond degli strumenti alternativi e magari nuovi potenzialmente per alcuni come certificati che grazie alla loro costruzione insomma permettono comunque di ottenere un rendimento anche in caso di mercati negativi o laterali. Quindi, insomma, questo è importantissimo, no? La famosa diversificazione, però che non sia solo una diversificazione applicata ad un unico strumento, bisogna diversificare anche guardando a diversi approcci a quella che è l'operatività. Assolutamente sì, Giulia, noi considera che noi quotiamo simultaneamente su Sedex ed Euro ETLX più di 5.000 prodotti, tra prodotti di investimento su ovviamente utilizzabili sul medio e lungo termine o e prodotti a leva come covered warrant, turbo open end e benchmark, e ovviamente i prodotti possono essere utilizzati anche in caso di copertura dei portafogli, cioè questi prodotti a leva di cui abbiamo parlato con Nicola possono essere utilizzati per seguire il trend, quindi sì, ovviamente per moltiplicare le performance positive del, certo, del sottostante, oppure anche a copertura di un proprio portafoglio. Ma certo. E in questo momento magari abbiamo passato il momento estivo dove si chiudono gli occhi, si va in vacanza, poi si ritorna a settembre con un portafoglio in perdita. Lasciare un portafoglio con uno strumento di copertura aiuta ovviamente a nettare la situazione negativa del mercato. Certo. E sicuramente ora trovare lo strumento giusto e usare delle coperture magari aiuta in, certo, un momento insomma, certo, non così semplice o lineare. Non esattamente semplice. Per quanto riguarda l'argomento un po' che è venuto fuori anche parlando durante il vostro intervento, abbiamo sentito parlare di banca centrale, perché ormai lo abbiamo capito, è sempre stato così, ma abbiamo capito che le banche centrali sono un po' i nostri, il nostro data dependent effettivamente sono le banche centrali. Abbiamo parlato sia di Fed che di BCE. Allora, io ho una domandina che è arrivata da chi ci ha ascoltato da casa, così rendiamo partecipi anche le persone che ovviamente non sono qui fisicamente. Abbiamo una domanda di un signore che chiede: la Fed è solo a metà dell'opera, la BCE è appena iniziato, ma la strada è lunga per entrambi. Questo insomma una sorta di conferma rispetto a quello che abbiamo detto qui. Assolutamente sì. Sì, l'operato delle banche centrali ovviamente è un operato magari che è arrivato a scaglione, no? Cioè chi è partito prima, chi è partito dopo, quindi ovviamente magari dovrà portare avanti insomma la sua politica un po' più a lungo nel tempo. Non sappiamo effettivamente, perché poi la situazione varia di giorno in giorno in base a quello che è l'andamento e la situazione macroeconomica globale. Certo. Sicuramente però quello che potremmo, sicuramente le banche centrali sono comunque all'opera, e quindi effettivamente confermiamo quello che poi, certo, un po' alla luce di tutti è quello che diceva il nostro ascoltatore. Anche noi cerchiamo di capire di volta in volta come si potrà insomma modificare l'operato, e di conseguenza sai, speriamo ovviamente che tutto questo serva comunque a ristabilizzare l'inflazione, ristabilizzare la situazione dei mercati, però al momento se guardiamo la realtà in effetti, Giulia, ci sono tanti variabili che insomma diciamo tengono in ballo un po' i mercati. Effettivamente è così, però noi ringraziamo di aver avuto insomma di continuare ad avere non solo qui durante l'evento, ma di avere dei riferimenti come le vostre persone alla quale appellarci almeno per discutere, no? Nessuno di noi ha una risposta a quelle che sono le domande, però almeno si può tenere aperto il dibattito. Allora io ti ringrazio ancora tantissimo Riccardo, Giuseppe Falcolini, per averci accompagnato insomma ancora una volta alla scoperta dello strumento dei certificati. Ringrazio anche Nicola Para che è stato con noi per l'intervento, e do invece appuntamento quindi a tra pochissimo ai nostri spettatori, che ci fermiamo giusto per qualche istante e poi invece torniamo con un nuovo intervento. Hai parlato di investimenti alternativi e sarà l'argomento del prossimo intervento. Grazie mille. Grazie Giulia, e ringrazio ancora Pietro e il team di SOS Trader insomma per l'opportunità. Grazie mille, a presto, grazie.